romanzo in realtà nasce da un'idea di mio figlio, non posso non dichiarare questa cosa. Mio figlio, che si chiama Luca, che ha vissuto per molto tempo in Kenya, fasi alterne, eccetera, un giorno mi ha detto sarebbe bello scrivere una storia di un figlio che ritrova un padre scomparso in Kenya e magari ha un fratello, questo padre ha un'altra famiglia. E siccome noi che scriviamo siamo sempre ladri, questa cosa che lui ha detto una sera passando nel salotto, ho detto sì, credo che sia una storia che mi piacerebbe raccontare, gliel'ho rubata subito. Credo che sia una storia che parli di accettazione innanzitutto dei propri limiti, accettazione dei limiti degli altri, in questo caso dei genitori, della famiglia, delle cose che possono averti fatto e che tu a un certo punto, quando decidi di diventare grande, ti devi per forza lasciare alle spalle, fare un piccolo salto e crescere. E poi accettazione di eventi, come nel caso di Andrea, il protagonista del libro, che a un certo punto si trova con questo fratello di cui non sapeva niente sulle spalle, che poi è un fratello che viene proprio affidato a lui e di cui lui non ha scelta, si deve prendere cura. Lavorare con Silvio è stato molto bello perché è una persona che ha pazienza con i limiti dell'autore, che in qualche modo vede a volte un po' stravolto o amputato il suo lavoro. È enormemente stimolante. Se io parlo dal punto di vista della sceneggiatrice, è meraviglioso, perché è stimolante, perché ti lascia libera, perché è molto disponibile e però è sempre pronto nel momento. E poi noi ci divertiamo molto, fondamentalmente ridiamo e proprio ci divertiamo quando lavoriamo. Io sono molto felice perché siamo riusciti a fare un film onesto, nel senso che abbiamo raccontato con onestà una storia che ci piaceva raccontare, e questo secondo me nel film si vede.